Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro in diretta. Sono all'aeroporto di Genova e sto cercando di partire per Roma, dove devo condurre Quarta Repubblica. Ma vediamo intanto se stiamo volando. Non stiamo ancora partendo, ritorno alla mia posizione. Allora, quali sono i temi fondamentali della giornata? Beh, ragazzi, oggi la cosa incredibile su tutti quanti i giornali è la questione che riguarda la signora capitana Carola. Tutti quanti i giornali parlano del suo arresto, di questa signora, e la cosa incredibile non è tanto che venga arrestata, ma il fatto che i giornali italiani, nella maggior parte ovviamente non La Verità, non Libero, non Il Giornale, insomma, cercano di giustificare il comportamento di questa signora. Io non ho veramente parole, cioè se ve leggete oggi Repubblica sembra di capire che l'idea di speronare o urtare, come dicono Repubblica, perché la parola usata da Repubblica è urtare una navetta della Guardia di Finanza, sia una cosa che tutto sommato si può fare. C'è quasi l'idea che abbiano sbagliato quelli della Guardia di Finanza. Tra l'altro glielo chiedono in un'intervista proprio su Repubblica: ma perché stavate là in mezzo? Giuro, perché stavate là in mezzo? E quelli della Guardia di Finanza hanno detto: guarda, noi di base eseguiamo gli ordini e comunque sia siamo molto grati a Salvini, che stavano guardando in televisione in quel momento, che apprezzava il loro mestiere. Cioè qua noi stiamo discutendo per quale cavolo di motivo la Guardia di Finanza aveva la navetta là. Non so se vi è chiaro di che cosa stiamo parlando. Questo è il concetto. Quindi se uno va addosso a una macchina della polizia, dei carabinieri, in qualsiasi paese del mondo, è colpa della polizia che si è messa di mezzo. Un'argomentazione piuttosto nuova. Vi segnalo che l'altro argomento, oltre al fatto che la Guardia di Finanza si fosse messa male in mezzo, è che l'Europa ci sta isolando. Mi sembra che il pezzo con cui parte oggi il Corriere della Sera, cioè quello di Aldo Cazzullo, dice: beh, l'Europa insomma non è che ci può fare grandi lezioni sull'immigrazione, posto che ci rimanda sedati, insomma ci rompe le balle a noi per questi signori. Ma il punto fondamentale è che il fatto che il ministro degli esteri tedesco abbia detto una cosa di questo tipo rispetto al nostro comportamento, in un paese normale neanche si discute. Cioè, vi rendete conto, il ministro degli esteri tedesco che si permette di discutere sul fatto di come noi abbiamo svolto l'operazione di polizia in mare, che mi sembra un'operazione di polizia basilare, basata sulle nostre leggi. Intanto hanno preso la multa. Insomma, io la trovo una cosa allucinante che i giornali italiani, in questo caso destra, sinistra, alte e basse, non siano tutti quanti d'accordo nel dire: scusa, il ministro degli esteri tedesco, stai zittino. Non solo perché mi sembra che non sei esattamente il primo a poter parlare di questa vicenda, ma poi perché, voglio dire, ma come ti permetti? Cioè, qui si stanno violando le leggi italiane. Poi discuteremo, c'è un magistrato, lo stesso patronaggio magistrato che aveva indagato Salvini. Quindi il ministro degli esteri tedesco, se solo avesse la buon cuore di leggersi esattamente, non le carte, ma di guardare. Però posso dirvi una cosa: io sono convinto che l'opinione pubblica europea si divide in due, quella diciamo liberale, conservatrice o di destra, che dice che quando vede la faccia di quella capitana dà ragione a Salvini, e poi diciamo un certo establishment europeo che invece pensa esattamente il contrario. Molto interessante Candola che intervista oggi Salvini, e c'è un elemento che non avevo considerato, cioè Salvini prende spunto da questa vicenda dicendo che Merkel e Macron si sarebbero messi d'accordo per far diventare presidente della Commissione europea questo Timmermans, eccetera, che socialista olandese. Dice: sarebbe una cosa da pazzi. Devo dire che io abbastanza concordo con lui, sia perché i socialisti hanno perso, sia perché l'Olanda sembra essere veramente il paese meno adeguato oggi per poter guidare e rappresentare un'Unione Europea che, come la si vuole, comunque politicamente è divisa. Un'altra vicenda incredibile è quella raccontata da Saviano, perché Saviano se la prende, e in questo fa bene, con gli animali che, come posso dire, chiedono urlano sulla banchina, sul molo di Lampedusa, urlano dicendo: violentatela, dice delle frasi irripetibili che comunque Saviano ripete. Queste sono bestie, perché quelli che si mettono a urlare sul molo contro questa capitana, che deve semplicemente andare in galera, nel senso che ci deve essere un giudizio nei suoi confronti, sono degli animali, perché non si augura la violenza a nessuno, non si augura quello che loro dicono. Cioè, quelli che pensano e dicono queste cose ad alta voce mi fanno orrore. Fatta questa lunga premessa, poi Saviano dice un'altra cosa, sono gli stessi delle monetine
di Craxi, sono gli stessi che votano Movimento 5 Stelle, Onestà, Onestà, Onestà o Lega, e non è esattamente così, sono gli stessi, caro Saviano, che tu, il Fatto Quotidiano, la Repubblica dei Manettari, il Corriere dei Manettari, quando vi fa comodo li applaudite, quando tirano le monetine a Craxi, quando tirano le monetine a Berlusconi, quando applaudono per gli arresti, e quando non vi fa comodo, come in questo caso, li dileggiate, e fate bene, avete un doppia morale, cioè gli uomini delle monetine vi piacciono solo quando le monetine le lanciano nei confronti dei vostri bersagli, cioè se le monetine fossero state mandate nei confronti, che posso dire, di un sindaco arrestato con l'accusa di mafia e poi prosciolto, se fossero state mandate nei confronti di Palenzona poi prosciolto, beh forse voi non vi sareste lamentati, invece siccome sono mandate all'indirizzo della capitana Carola, siete tutti là a scandalizzarvi, cosa che scandalizza anche me, ma mi scandalizza di più il vostro doppio pesismo, caro Saviano. Altri temi di giornata, pare che Giorgetti non voglia fare più commissario europeo, e leggo, audite, audite, in una retroscena dei giornali, che sapete chi dovrebbe fare il commissario europeo? Stanno pensando i grillini? Moavero. Se Moavero diventa commissario europeo è una cagata simile a quella che ha fatto Renzi nel portare la Mogherini, forse peggiore, stiamo nominando in Europa come commissario uno che considera l'Italia poco più di quello che io considero la capitana Carola, cioè una nullità, o come dice un PM straordinario di Napoli oggi intervistato dal Fatto, una bulletta. Il PM intervistato a Napoli si segnala essere un PM di sinistra in pensione, tutto da leggere, quindi l'intervista a Quadrano che dice questa è una bulletta e mi stupisco della sinistra che lo appoggia, neanche discuto della bellissima prima pagina della Verità in cui prende Del Rio e compagnia cantante tutti con la benda e i pirati del PD. Devo dire che lo stesso PM Quadrano dice questi del PD mi sembrano, anche Capezzone, mi sembrano pagati dalla Lega, perché con operazioni di questo tipo fanno arrivare la Lega al 40%, perché è allucinante la sola idea che loro si sono fatti di questa vicenda. Altre cose, la solita roba dell'autostrada a cui si vuole togliere la licenza, l'ultima follia del Movimento 5 Stelle, direi che sto perdendo il volo e che quindi vediamo se ce la faccio. Aspettate un secondo, vediamo come siamo messi con il volo. Con il volo c'è ancora 2-3 persone, però alla fine devo andare via. Noi ci vediamo domani sera in Quarta Repubblica, mi raccomando, non mancate.